Sor Bernardo, finalmente ci siamo, eh. Ci spostiamo. Finalmente ci siamo. Possiamo sedere. Finalmente ci siamo. Alla chitarra, scusate. Allora, mi ha detto. Io non posso dare una mano a suonare. Non vorrei investirla con. Una capretta, con rispetto alle caprette. Senti Maroni, un esempio di pubblico privato in sanità che funziona da grande questo. Esattamente, la base della nostra riforma privato è il privato no profit. E a Milano, in Lombardia, questo spirito c'è, questa sinergia c'è, questa collaborazione c'è. Dobbiamo ringraziare davvero noi pubblico, dobbiamo ringraziare il settore privato, il volontariato, il no profit che ci regala questa straordinaria eccellenza lombarda. Il sistema sanitario funziona, ma questo è un gioiello. Il sistema sanitario funziona proprio grazie a questi gioielli che vengono dalla spontaneità dei cittadini che raccolgono fondi e assieme poi al pubblico fanno queste cose che sono eccellenza europea, non solo italiana. Grazie Presidente. Sindaco Pisapia, è una soddisfazione, è un luogo di eccellenza, sinergia pubblico-privato straordinario. È una soddisfazione per Milano, per tutta Milano. Solo parlare di casa pediatrica significa dare un segnale di un luogo che è di malattia, di cura, diventa la propria casa e uno non si sente più isolato, non si sente più malato, perché ha di fronte la possibilità di tanti sorrisi, di divertimenti, di luoghi allegri che sicuramente aiutano anche a superare la malattia. Quando si parla malattia e cultura, malattia e gioia, malattia e educazione, malattia e assistenza, significa mettere insieme un insieme di cose che aiutano ad andare avanti anche nei momenti difficili. Credo che un'ulteriore eccellenza di Milano, per Milano, e quindi veramente ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questo bellissimo progetto che è diventato realtà, dagli architetti ai professori, ai medici, alle fatine, e cioè tre grandi bellissime signore che si sono impegnate e che hanno organizzato. Io credo che questa sia la ricchezza di Milano, essere capaci di essere solidali, generosi e anche innovativi, perché questa è innovazione. Grazie. E le fatine? Sì, le fatine hanno risposto a Luca. Luca è un grandissimo amico, un medico fantastico, e abbiamo cercato di rendere la mamma un ambiente che potesse essere allegro per i nostri bambini. Ce l'avete fatta in maniera straordinaria. Questo aspetta a voi dirlo, però noi siamo contenti. Grazie. Luca Bernardo, è una soddisfazione grande oggi. Ma grandissima, perché oggi dovrei dire tanti grazie, ma credo che la presenza di tutte queste persone, delle istituzioni, cioè il grazie più bello. È il fatto che siamo tornati a quello che è la vecchia Milano, cioè fare beneficenza per gli altri. Questo penso è il regalo più bello che ci ha fatto. Adesso sarà finalmente attiva questa struttura all'avanguardia. Esattamente, alla termine di questi lavori, diciamo, istituzionali, arriveranno i bambini e quindi sarà davvero la casa pediatrica. Grazie. Grazie a tutti.